PT100 Save the Duck festeggia 10 anni. In che modo? Eh sì, festeggiamo 10 anni, 2022, sono passati parecchi anni. Abbiamo scelto un partner d'eccezione che è Wild Aid, che è questa associazione animalista a livello mondiale, importantissima, con cui preserviamo 10 animali, 5 animali nell'estivo e 5 animali nell'invernale. Una percentuale dell'incasso verrà devoluto appunto alla salvaguardia di questi animali. Oltre a questo abbiamo in pentola due collaborazioni, una con Macintosh, quindi un vero e proprio co-branding, stile puro inglese-british mischiato al tema della sostenibilità. E poi abbiamo Edward Crutchley sulla Protex, sulla parte più alta di collezione, che è uno stilista moderno contemporaneo che abbiamo scelto perché è l'emblema della gender diversity, quindi è uno dei temi centrali con cui l'azienda si spende essendo un'azienda sostenibile. Come sono chiusi gli ultimi anni finanziari di Save the Duck dal 2019 al 2020 e quali sono le prospettive per il 2021? Abbiamo chiuso un 2019 a 37 milioni e mezzo di fatturato, abbiamo avuto una diminuzione di fatturato del 7% e chiuso il 2020 a 35 e mezzo, ma abbiamo avuto uno straboom nel 2021 che chiuderemo intorno ai 48 milioni. Come sta andando il piano retail di Save the Duck? Siamo in piena espansione, abbiamo aperto la filiale USA a gennaio, con questa avremo l'apertura di un temporary a New York, a Soho, nel prossimo invernale. Abbiamo l'apertura a St. Moritz, nella piazza centrale, di un flagship, quindi sarà uno store definitivo, e abbiamo una decina di temporary in Cina con dei partner cinesi.